e Dal Vangelo secondo Marco alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli disse loro, che cosa aveva ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro, per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma, ma all'inizio della creazione... Gli fece maschio e femmina per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E due diventeranno una carne sola, così non più uno, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto a casa. I discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra. Commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse loro: Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico. Chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia li benediceva, imponendo loro le mani. Carissimi amici e lettori della rubrica di A Tu per Tu con la parola, siamo alla ventisettesima domenica del tempo ordinario, al capitolo decimo di Marco, in cui si parla del tema del matrimonio, un tema oggi. Molto molto al centro delle discussioni. Pensiamo che in questa domenica coincide con eh, la riapertura del Sinodo, meglio la seconda sessione del Sinodo indetto da Papa Francesco, proprio sulla discussione del matrimonio e di come guardare all'interno del matrimonio tutte quelle eh, coppie cosiddette irregolari. Ma il Vangelo di, eh, di questa domenica non vuole tanto porre l'attenzione. Come spesso vuol sembrare su, su, sulle città o meno del divorzio. Gesù vuole andare oltre, come spesso fa, messo eh, alle strette dai farisei, dagli scribi dei farisei, per eh, quasi tendergli un tranello e dire: Che cosa dobbiamo fare, Signore? Perché ogni risposta che Gesù avesse dato ai farisei e agli scribi sarebbe stato un tranello, l'avrebbero comunque accusato di qualcosa. Così come facciamo noi oggi quando. Poniamo tranelli alla gente con cui ci interfacciamo per farli crollare, in un modo o nell'altro li facciamo entrare nella nostra trappola. Allora gli chiedono: è lecito o no questo? E gli dicono: Mosè ha detto che, che si può fare, la legge lo prevede se, questo, eh, diciamo se la donna viene trovata in adulterio. Ed era una legge che comunque metteva molto al centro l'uomo, perché era l'uomo che poteva solo compiere quest'atto di ripudio. Gesù dice una cosa stupenda, che è quello che dobbiamo recuperare. Gesù dice: Al principio, quando Dio creò il mondo, non era così. E questo ci rimanda alla prima lettura di questa domenica, dal testo della Genesi, che ci racconta l'atto della creazione dell'uomo e della donna. Quindi, dice Gesù: Al principio erano uomo e donna. C'è una concezione stupenda dietro questo, che è il messaggio che vogliamo tirare fuori in questa domenica. La sapienza ebraica dice che. Quando Dio ha creato l'uomo e la donna, si è diviso, si è come spaccato a metà, donando metà di se stesso all'uomo e metà di se stesso alla donna, perché Dio è padre e madre, uomo e donna. Al suo interno, Dio contiene la tenerezza e la misericordia di una donna e la fermezza, la rigidità, la capacità di essere forte di un uomo, così come è nella, è nella concezione ebraica. E in ebraico, come è scritto il testo della Genesi, che è all'inizio della, della nostra. De, della sacra scrittura uomo e donna eh, non in ebraico non esistono, ma esiste uomo e uoma sono due termini, Ish e Isha, in ebraico che eh, comunicano eh, due lati della stessa, della stessa medaglia potremmo dire. E c'è un, uh, un racconto, diciamo, o meglio, una, una spiegazione all'interno della sapienza ebraica di questo Ish e Isha. Si dice che. Isha e Isha sono due parole ebraiche, uomo e, e uoma, che hanno delle lettere comuni e delle lettere differenti. Le lettere comuni, se messe insieme, tolte e messe insieme, formano la parola fuoco in ebraico. A dire che insieme l'uomo e la donna sono un fuoco, sono qualcosa di attivo, di meraviglioso, uh, le, le lettere differenti formano il tetagramma Yahweh, cioè quasi a ribadire che... L'uomo e la donna, nella loro differenza, sono Dio e solo insieme possono attuare ciò che Dio può fare, dare la vita. Uomo e donna uniti danno la vita, come Dio dà la vita. Uomo e donna insieme si completano, generano vita ed educano. Diversamente non si può generare vita. Ecco qui... Uh, il significato profondo di Gesù dice: All'inizio non era così. Dio creò uomo e donna e avevano la stessa dignità perché si completa una vicenda. In entrambi c'è Dio. Non può esserci un uomo che ha il diritto di ripudiare la moglie e la moglie non ha il diritto di ripudiarla. Oggi tutta questa concezione ci sembra lontana perché. Uh, è su altri binari che si, si parla del divorzio delle problematiche legate al divorzio e alle separazioni. Ma il messaggio di questa domenica non vuole scendere in questi dettagli, che sono sì importanti, tant'è che hanno spinto Papa Francesco a un sinodo. Ma quello che in questa pagina del Vangelo, in questo episodio della vita di Gesù, Gesù vuole ricordare che andiamo all'inizio, ricordiamoci che uomo e donna di fronte uno e l'altro siamo la stessa cosa, abbiamo la stessa dignità. Dio è presente in me e in te a metà e dobbiamo unirci per completare questo. Allora c'è da riscoprire l'unione tra uomo e donna. C'è da riscoprire il momento in cui uomo e donna si conoscono, c'è da riscoprire il momento del fidanzamento. Nella scorsa sessione del sinodo questo è emerso molto molto chiaramente. Occorre rivalutare, rivedere il periodo del fidanzamento. Uomo e donna quando si vanno a unire a conoscere per poi arrivare a quel sì del matrimonio, civile o religioso che sia, quanto realmente si stanno scoprendo, quando realmente sono consapevoli di essere uno il completamento dell'altro, o sono altre le logiche che, eh, che muovono questo. Qualcuno dice che amare è diverso da innamorarsi, l'innamoramento è quella fase iniziale che accende ma poi può svanire. Amare significa capire questo incastro. Allora è emerso, dicevo nelle discussioni del Sinodo nella scorsa sezione, che, che forse molte coppie arrivano al matrimonio non avendo compreso se uno per l'altro sono completezza, ma vanno avanti secondo dei criteri di valutazione differenti da questo. Allora poi alle prime difficoltà a volte si crolla o le persone non sono quelle in cui si era riposta la fiducia. Gesù dice, recuperiamo questa dimensione, uomo e donna sono Dio, in me uomo, in me donna c'è Dio, e unendomi all'altro essere, differente da me, ma della mia stessa dignità, completo questo fuoco dell'amore. E poi c'è questa parte finale del Vangelo, in cui Gesù pone al centro i bambini e dice, è questo lo sguardo di semplicità, la cosa non è difficile da capire, dice Gesù, questo regno di Dio non è difficile. È nell'uomo, è nella donna che si completano in ciò che conosciamo da sempre e gli occhi di un bambino possono comprenderlo. Non perché, come dicevamo già qualche domenica fa, i bambini siano bravi o siano, eh, siano eh, esonerati dal fare il male, perché i bambini sanno compiere il male, ma i bambini hanno una, una caratteristica: hanno la capacità e il bisogno di dover dipendere da un adulto. Il bambino sa. Che necessita di dipendere da un adulto. E l'uomo deve riscoprire questo: la capacità e il bisogno di dipendere da un adulto che è Dio, che è il Padre, che è il creatore. Allora, in questa dipendenza relazionale con Dio, l'uomo può accogliere il regno, sa che Lui non è il Dio di se stesso, sa che è stato creato e che, e che no, non ha un limite. Cioè, L'uomo è limitato e questo limite Dio non ha un limite, quindi noi uomini limitati siamo in Lui, dipendiamo da Lui. E allora si riscopre l'essere uomo, si riscopre l'essere donna, si riscopre che anche nella relazione di fidanzamento, nella relazione di scoperta tra uomo e donna, occorre guardare con gli occhi di un bambino, man mano che scopre, comprende l'incastro, comprende lo stupore, valuta sempre dipendendo da Dio, alla luce di Dio e della sua parola perché se valutassimo le cose alla luce del nostro superiore che spesso diventa Dio, allora potremmo crollare perché alla fine ci renderemo conto che noi abbiamo dei limiti e la persona di fronte ha dei limiti, e allora tutto crolla poi. Invece, dipendendo da Dio, io ho i miei limiti, la persona di fronte ha dei limiti, cerchiamo di comprendere dov'è il nostro completamento. Allora, questa domenica Vogliamo dedicarla a questo, a scoprire tra noi questa dimensione dell'essere eh, dell uomini, dell'essere donna, della stessa dignità, del fatto che in noi c'è Dio. Noi siamo, dice la seconda lettura, più preziosi degli angeli. E, e incontrandoci ci completiamo. Buona domenica.